Ciao a tutti, sono Marivido Games. Oggi continuiamo con The Sims e andiamo avanti. Dove sta andando? Ah, vuole andare in piscina. Ok, va bene, andiamo in piscina. Anche perché io ancora qua non conosco bene la zona, quindi... Però stai attenta perché ti vedono. Ah no, è vero, ma qua è in piscina. Cioè, ero convinta che c'è la piscina, invece no. Può nuotare qua. Nuota vicino, vai. È vero, qua è la piscina. Perché pensavo c'era una piscina. Non ci ho più pensato che... Vabbè. Chiama a te, Delfino Azzurro. Va bene, intanto la seguiamo, tanto abbiamo nient'altro da fare. Ok, basta. Ok ragazzi, si è fatta una bella nuotata notturna. È andata in bicicletta. E niente, io direi di tornare a casa sinceramente. Dai, vai a casa. Perfetto, è tornata a casa. Fai una doccia e poi vai a dormire magari. Perfetto. Abbiamo fatto tutto. Fra 6 ore abbiamo un nuovo corso. Volevo un po' girare, un po' andare in giro per l'università. Ok, qua c'è la tipa. Va bene. Ordina del cibo. Uova stravazzate con pancetta, vai. Ok, c'è questa che mi ha seguito. Mi ha detto, ho visto che stavi uscendo, quindi ti ho seguito. Perfetto. Non so perché, però va bene. Uno magari può stare per i cacchi suoi, invece no, non è possibile. Ma poi perché stai fuori? Come si chiama? Ok, devo... Ok, perfetto. Eleonora Morosini, ok. Vabbè, magari chiacchieriamo un po' con lei. Però Ginevra vedo che non la caga proprio per niente. No, aspetta, non lo mangiare. Volevo vedere se lo potevo portare. No, aspetta. No, prima di tutto non te lo devi mangiare. Lo mettiamo nell'inventario. Te ne fai dare un altro. Aspetta, guardiamolo, vediamo. No, ti ho detto che non lo devi mangiare. Ma se io lo voglio portare qua, che succede se lo porto qua? Boh. Niente, è rimasto lì, niente da fare. Ok. Voglio che tu metti questa cosa qui. Vediamo un po'. Osserva insieme. Fai un'offerta, vediamo. Sì, uova strapazzate con pancetta, vai. Scusa un attimo. Lo bevi dopo il caffè. Vai a mettere sto coso qua. Ok, l'ha messo, perfetto. Cosa succede? Ripulisci la statua, ripuliamo la statua. Non mi dire che è ancora... quello scherzo che avevo fatto io per la statua, cioè... Non ci posso credere. E nessuno l'aveva ripulita. Jessica Bianchi. Ma non è la cuoca quella che lavora? No, cioè, aspetta. Ma questa non è la cuoca che lavora da noi, insomma. Cioè, da Anna, sarebbe in realtà. Ok, Ginevra, dove sei? Ma sta scappando. Tu non puoi sfuggirmi. Non mi dire che è uno dei miei robot. Ok, no, perfetto. Chiama da te, vediamo se la chiamiamo, non lo so. Niente, sta andando. Ma Ginevra, ma insomma, muoviti, no? Sì, aspetta un altro po' che se ne va. Ah. Vai, corri, devo vedere se... Cioè, non mi ricordo come si chiama, ma... Mi sa che si chiama proprio Jessica Bianchi. Ma dov'è? Ah, ok, sono qua, perfetto. No, devo parlare con lei. Attivista...
Discute il sapere. Ok. Voglio vedere se è veramente lei. Chiedi la carriera, vediamo un po'. Voglio vedere se è lei, perché adesso non è che mi ricordo esattamente il nome. Purtroppo passare il tempo assieme, no? Perché fra due ore devo andare a lezione. Chef di presso il ristorante. Sì, è lei, perfetto. Beh, potremmo diventare amiche però. Ok, basta con mangiare. Ok, Jessica, se vuoi, tanto so dove trovarti perché so dove lavori, quindi perfetto, possiamo andare. Ok, Ginevra, dobbiamo andare al lavoro. No, vabbè. Praticamente sta frequentando l'università. Sì, vabbè, che lo sapevamo che frequentava l'università, però. Ok, un simile impegno. Perfetto, Ginevra sta andando benissimo, va bene. Ok, sì, fermati, tempo. Ok, quindi adesso devo guardare in accademica cos'è che dovrei fare per, insomma, per la soddisfazione dell'aspirazione. Assistere alla conferenza degli ospiti, finisci un corso con un massimo dei voti. Vabbè, già ce li abbiamo i massimo dei voti, quindi direi che siamo a posto su quello. Devo assistere alle conferenze, però se non sbaglio posso farlo. Aspetta, che cacchio è quello per assistere? Forse qua. Assiste alla conferenza dell'ospite, sono dalle 17, quindi devo aspettare. Quindi direi di andare a fare un giro. No, ping pong, giochiamo a ping pong. Aspetta, questo sostituisci Barilotto. No, vabbè, ma c'è. Che organizzazioni ci sono? Vediamo un po'. Organizzazioni, manco una, perfetto. Ah, questa è in corso, sì, perché ho visto che qua c'è. Vabbè, io intanto gioco a ping pong contro Eleonora Morosini, visto che mi segue dappertutto. Ma che bravo, voleva fare i compiti. Vabbè, dai, li facciamo dopo i compiti, tranquilla. Tanto. Forza, dai. Partecipiamo alle feste, un po' stiamo in compagnia, piuttosto di stare sempre chiusi in camera a studiare, che rottura di palle. Oddio, questo. No, vabbè, con la mascotte. Ma Lilith non è di Foxburg, infatti c'ha la felpa. Aspetta, cos'è che c'è scritto? Rivale di Bridgechester, ovvio. E mi dispiace, stavolta siamo contro. Niente, Ginevra non vuole giocare a ping pong. Ma vai qui, dopo li fai i compiti. Ma questa secchiona prove, vai qui in bicicletta. Dai, muoviti. Gioca un po'. Ok, c'è la rivalità. Beh, visto che sei il mio rivale. Oddio, si stanno facendo la rissa, raga. No. Oddio. Si stanno ammazzando. Oddio, nebulizza con lo spray puzzolente. A lui però. Aspetta, a chi? No, no, non a quello lato squadra. Oh, a lui. Ok, cioè stiamo un po' in compagnia. Che cacchio urla? Che puzza. Ti conviene andare a casa. Ok, va bene, stiamo un po' in compagnia, cioè, perché sta sempre. No, vabbè, non ci posso credere, ho assistito alla rissa. Niente ragazzi, io direi di finire qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao.